questo desse la il massimo di provare a diventare in questa campagna elettorale che è vicinissima. Io credo che Andrea abbia centrato perché guardate, questa campagna elettorale cala nel momento di maggiore crisi, non solo della Sicilia, ma di maggiore crisi della politica, intesa nel senso più nobile del termine, cioè quello di partecipazione della gente alla cosa pubblica, alle decisioni di tutti. La gente è come se non fosse più interessata di fare discussione, la gente è sfiduciata, la gente rifiuta lo stesso impegno per la vita. Questo è l'ennesimo inganno, l'ultimo inganno che stiamo vivendo, perché chiaramente qualcuno potrà accendere sempre. È il disimpegno e la lontananza della gente che rischia poi di colpire i propri ideali, i valori, le idee in fiore. Tanto è vero che tutti i nostri avversari politici, questa è una cosa che diceva bene, da questa campagna senza storia, senza memoria. Ed è chiaro perché ripeto, se tu fai una campagna elettorale nella crisi della politica cerchi di far dimenticare il tuo passato provando a rappresentare qualcosa di nuovo e quindi cerchi di confondere l'elettorato attraverso delle immagini che provano a offuscare, a nascondere, a confondere. Ed è una cosa comprensibile, no? Come avrebbe fatto Nello Musumeci a rivendicare il suo passato e a scrivere e a amministrare con onestà. Cioè, per Nello Musumeci il passato sono Berlusconi, Cuffaro, Stanganelli, Scavagnini, cioè Fagone, come fai? Pensare di vendicare un passato e poi di scrivere amministrato con onestà. Ti scrive lo slogan l'immagine e prova attraverso quell'immagine e quella comunicazione immediata di confondere la gente. Crocetta un passato da rivendicare visto che è stato nel Partito Comunista, ce l'aveva. E non se lo poteva rivendicare. Perché io mi chiedo come poteva rivendicarsi un passato di sinistra, un passato comunista, ora che è uno che inizia la sua campagna elettorale facendo appello alle destre, all'ultranazionalista e sancendo a modo suo la fine dell'autonomia della sinistra come proposta politica, non dei comunisti, della sinistra tutta come proposta politica autonoma. Cioè questo è uno che semplicemente dice guardate, noi apriremo le nostre liste a tutti perché la sinistra da sola non può andare da nessuna parte. Cioè è come una squadra di calcio che affronta un cambiato dicendo noi non possiamo vincere, quindi ci mettiamo d'accordo con gli altri. Come avrebbe potuto richiamare il comunismo, la sua storia, la storia della sinistra, che in Sicilia ha avuto come valore costituente l'antimafia quando lui c'ha dentro le sue liste gente come Nicodina, alleato nella lista dell'UDC, che era quel protagonista della mafia bianca intercettato a Brancaccio, contro il quale si era scagliato l'Unia, gli stessi che poi ora sono in coalizione, cioè come fai a pensare che ci sia possa essere una storia? La storia è coerenza, no? La storia è il passato, riporta.